Ben ritrovati sempre qui in diretta. Come ho anticipato pochi istanti fa, è arrivato il momento dedicato alle criptovalute, dove commentiamo e ascoltiamo soprattutto le nuove notizie e l'andamento appunto sul mercato. Ci colleghiamo con Mattia Spanghero. Ciao Mattia. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Mattia, come stai? Bene, bene, bene. Mi scuso per martedì scorso, ma il comune dove vivo ha deciso di farci tornare nel Medioevo, quindi eravamo senza energia. Guarda, anche Perciò. qua a Milano abbiamo avuto molti problemi nelle ultime settimane dovuti in realtà all'utilizzo dei condizionatori, nonostante i prezzi del gas, i milanesi usano molti condizionatori, abbiamo avuto diversi blackout, quindi capisco la situazione, anche se la vostra, sicuramente sarà dovuta a motivazioni diverse. Comunque, torniamo a noi, criptovalute, momento della giornata dedicato alle cripto. Quali sono le novità? Allora, sono state settimane, dico interessanti, ma comunque si capisce che sia ovvio, c'è da considerare il fattore inflazione, ma da considerare il reale fattore recessione, ok? Che non è più qualcosa così da citare, sta diventando qualcosa di concreto. Il fatto più importante è sicuramente il rafforzamento del dollaro. Questa è conseguenza di una politica statunitense volta di fatto a cercare di rafforzare un'egemonia e spostare un po' quello che è l'equilibrio di potere a livello mondiale. Quindi diciamo che noi qua siamo acari della polvere in confronto a questi giri di potere che ovviamente hanno poi un impatto diretto su quelli che sono i movimenti macroeconomici e finanziari. C'è da dire che determinate istituzioni sono anche un po' pachidermiche nell'arrivare a certi risultati. Il dollaro forte fa sì che adesso, dopo 20 anni, quindi 2 decadi, il rapporto euro-dollaro è ai minimi, ripeto, dopo 20 anni. Questo potrebbe far sì che si prospetta in Europa una crisi, ovviamente, e i grandi gruppi tendono ad andare sul dollaro. Aggiungiamo un'ulteriore considerazione: loro, di fatto non è più il bene rifugio che automaticamente nei momenti di inflazione e crisi andava comprato e garantiva un potere d'acquisto, un valore se non addirittura una crescita rispetto a valute fiat. Con la perdita di 1.800 e come si è comportato in questo momento, non lo è più. E questo mi fa pensare, parere personale, cioè parere personale è la conseguenza che dirò dopo. Il dato di fatto è che Bitcoin ha sovraperformato in maniera importantissima loro come bene rifugio. C'è da dire anche che Bitcoin ha dei vantaggi rispetto a oro che l'oro non ha. E questo mi fa dire, ok, vedendo anche l'azione on-chain e degli istituzionali e delle whale in atto in questo momento su Bitcoin, ma su tutto il settore tendenzialmente, posso pensare che si possa arrivare ad un'educazione dove si torni a vedere Bitcoin per il suo valore in termini di libertà, potenzialità, riappropriazione delle risorse, eccetera, eccetera, senza ripetermi. Questi sono dati. È chiaro che in una situazione del genere i settori considerati volatili ad un certo grado di rischio, ancora non molto maturi, ne risentono. E qua spezzo una lancia a favore del settore. Credo che stiamo vivendo, per quanto riguarda il settore cripto, un momento di ristrutturazione, un momento di consolidamento, un momento di pulizia. E questo porta a realtà che hanno corso un po' troppo, hanno fatto il passo più lungo della gamba, si sono fatti prendere da smanie, probabilmente anche mitomania in determinati casi. L'investitore tendenzialmente non è molto educato e quindi non si rende conto che qualsiasi fiat venga detenuta
matematicamente perde in valore il potere d'acquisto negli anni, storicamente, ok? Quindi è matematica, non è insindacabile. La volta in cui Bitcoin fa 30.000, 20.000, quando tutti i mercati a livello mondiale si sfasciano, viene preso come capro espiatorio ed emergono tutte le negatività che poi possono essere soggettive e risvoltate come vogliamo. Il fatto che determinate realtà, cito Triaro, cito Celsius, siano in crisi porta a rivedere il settore SeFi e creare dei consolidamenti che sono importanti perché stanno emergendo gruppi, Nexo su tutti, ma anche istituzionali, Morgan Stanley, JP Morgan, che stanno creando acquisizioni, quindi prendono determinati fondi, exchange, istituzioni in difficoltà, si accorpano, creano economie di scala e un po' mi ricorda quello che successe in Italia sul tradizionale quando i grandi gruppi bancari iniziarono a fare enormi fusioni a livello europeo per contenere i costi, chiaramente poter crescere di più. Questo è segno di maturità, quindi diamo tempo al settore di fare di consolidare. C'è in atto uno shopping su determinate realtà. Per quanto riguarda Triarlo, che è un hedge fund molto, molto in sofferenza dopo questo ribasso delle cripto, i due responsabili, CEO e presidente, sono apparsi in una Zoom call a rendere conto al CTA, agli audit, alle autorità di che fine faranno. E sono apparsi senza telecamera, semplicemente con la voce in una call e non hanno fatto sapere dove sono, quindi al momento non sono localizzabili, quindi non siamo fuori dalla tempesta, non siamo fuori dalla bufera, però credo che l'investitore cripto in questo momento debba avere la pazienza di dare tempo al settore di ristrutturarsi e consolidare. E chi vede e capisce questa cosa effettivamente crea un bel piano. Oltre a difendere la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione, oltre a difendere la perdita di euro rispetto a dollaro, potrebbe avere anche un incremento patrimoniale. Comunque uno strumento che è tuo, un valore, okay, che è tuo, indipendentemente dal prezzo in fiat, ha determinati usi che le fiat non hanno. E non andrei oltre perché sennò rischio di andare a lungo. Quindi questa è un po' la macro situazione. Andando un po' dal punto di vista regolamentazione e fiscalità, c'è da dire che si è riunito il Parlamento europeo, finalmente abbiamo una bozza di regolamentazione che entrerà in vigore nella primavera del 2023. L'Italia, di solito fanalino di coda quasi sempre quando si tratta di innovazione o altro, ha cambiato un po' la view. A mio parere, perché il governo ha detto ok, c'è un settore che sta macinando, che ha sempre più professionalità, competenze, è inutile che io lo lasci andare rinviando regolamentazioni o facendo leggi a caso. Cerchiamo di capirlo, cerchiamo di agevolarlo, perché poi ci andiamo a mettere le mani e facciamo emergere tutta una sfilza di valori che poi genereranno tasse, quindi entrate per lo Stato, contributo alla spesa pubblica, eccetera, eccetera. E hanno stanziato un fondo di 45 milioni per incentivare progetti sul blockchain. Quindi questo Giulia mi porta a dire che le cripto sono ancora vive, ci sono e ci saranno ancora per molto, sempre un parere mio. E questa cosa dell'Italia ovviamente ti dirò che mi ha fatto personalmente piacere perché è stata una piacevole eccezione e ha dimostrato un'apertura a livello governativo che fin prima non c'era. E vado avanti un po' con le notizie che ne abbiamo. C'è stato il compleanno di 5 anni di Binance, exchange asiatico, famoso per i volumi. Personalmente io non lo uso perché a mio parere non è affidabile, e ha proposto le commissioni zero proprio per fare un regalo di compleanno ai clienti. Volevo semplicemente dire a chi ci ascolta, attenti, nel senso non fatevi attirare dalla commissione zero adesso, perché non durerà per sempre e magari rischiate di fare scelte controcorrente dettate da un risparmio commissionale, andate a magari a mettervi in un exchange che ha dei lati oscuri, non è professionale come altri, e quindi attenzione.
Se posso, a proposito di compleanni, volevo fare un caro augurio. Il 9 luglio c'è stato un tricompleanno di tre amici miei, Michele Bordini, che è intervenuto qua, Patrick Chiusi, c'è Paolo Di Canio. Ragazzi, tanti auguri, buon E gli compleanno. facciamo gli auguri Scusami di anche chiederti. noi, allora figurati, ma anche io Grazie. ne approfittiamo. Non Mi li conosco prendo. personalmente, ma tanti auguri. Grazie. E andando avanti, sempre su quello che riguarda il discorso Web3, metaversi, quindi come le cripto entreranno nella società, parliamo di Eminem, che insieme a Snoop Dogg, loro erano già attivi con le Bored Apes, hanno aperto un ristorante a Los Angeles proprio a tema Bored Apes, che sono gli NFT, insomma, che avevamo preso anche noi, abbiamo preso anche noi, abbiamo fatto la puntata facendo vedere la land qua su Finanza Now. E in più Eminem si è fatto fare un NFT con una scimmietta col cappello che dovrebbe rappresentare un po' lui e 500 mila dollari di spesa per quell'immagine. Però. E oltre a ciò è uscito un video fatto da Eminem e Snoop Dogg, dove loro cantano, però pezzo rap, e il video tutto incentrato sulle Bored Apes che si vedono muoversi, c'è anche questa di Eminem, però anche carino come pezzo. Facebook, anzi Meta, apre gli NFT, quindi creerà un marketplace per NFT che chiama al momento oggetti digitali da collezione, ma di fatto sono NFT. E poi, sempre in quell'ambito, c'è stata in Italia, Torino, la prima tesi di laurea discussa sul metaverso. A Torino, un ragazzo italiano ha fatto, diciamo, quella che è la presentazione per la proclamazione ufficiale. In tutto ciò contemporaneamente andava sul metaverso per permettere a parenti, amici, altri professori, altri studenti di essere collegati, quindi è stata la prima meta laurea, anche questo l'Italia è il primato. E Valentino Rossi tornerà a gareggiare, si rimetterà in moto sempre sul Web3, sul suo metaverso che ha creato, l'avevamo citato qualche puntata fa, quindi si rimette in pista e in più, notizia a me cara perché amo gli scacchi, FTX creerà un torneo, sponsorizzerà un torneo di scacchi, ovviamente tutto supportato da blockchain, ci sarà anche un token, 200 mila euro di montepremi in collaborazione con Magnus Carlsen, che è il campione del mondo in carica. Penso e credo il più grande scacchista che la storia abbia mai visto e credo abbastanza con sicurezza una delle prime 5 menti dotate della storia, probabilmente dell'universo attuale. Sapere che determinati settori e persone agiscano, intervengano in quello che è il nostro settore fa sicuramente piacere, perché chiaramente la domanda viene determinata dall'uso, quindi se crea un token, il valore di esso sarà determinato da quanta gente lo comprerà e quanta gente lo comprerà sarà determinato da che bisogno andrà a risolvere. Più settori, seppur di nicchia, ovviamente, non parliamo di scacchi, più settori riusciamo, uso la parola invadere, ma in senso positivo, più ovviamente tutto il comparto ne risentirà. E adesso possiamo dire che abbiamo una distribuzione importante tra Formula 1, calcio, Super Bowl, concerti, metaversi, campioni, personalità, artisti. Non è finito il mondo cripto, Giulia, assolutamente. Siamo qui per restare, dai. Quindi in questo periodo dove i prezzi rispetto a Fiat sono in sofferenza, mi sento di lanciare questo raggio di sole nel buio e questo messaggio di speranza. Ecco, pazientiamo, teniamo duro perché comunque finché il mercato si muove, finché gli eschange funzionano, si può speculare, ci sono mille modi per stare comunque in piedi molto bene anche con questi prezzi. Perfetto Mattia, sei stato decisamente completo nella tua analisi. Noi abbiamo ancora qualche minuto, quindi se vuoi ti lascio dire se ce ne sono altre notizie, se no a questo punto ci salutiamo e ci rivediamo settimana prossima. Sì, diciamo che altre notizie importanti, no, una piccola considerazione. Se
Stiamo molto molto attenti al discorso truffe, scam, non abbassiamo il livello d'attenzione, perché in questi momenti qua molte posizioni di sofferenza, problemi anche tecnici in questo mese con l'imbottiglia, hanno fatto sì che si creasse un po' di distanza magari tra retail e settore. Non cercate di colmarla con soluzioni facili, veloci, promesse, messaggi privati, eccetera, eccetera. E chiudo, questo per essere importante. C'è stato un hackeraggio di 10 milioni a una piattaforma di dollari. Hanno beccato questi hacker nordcoreani. E praticamente si sono messi a negoziare e gli hanno detto: voi ci restituite tutti i fondi, ci fate vedere come avete bucato, quindi ci date una mano a risolvere la falla e noi vi giriamo 2 milioni di ricompensa. E loro hanno detto: sì, beata l'ora, quindi ne escono pulitissimi con 2 milioni. Diciamo, l'istituzione che è stata oggetto dell'hackeraggio ne risparmia 8 e ripristina i fondi, in più va a migliorare, quindi è un po' paradossale, Giulia, come situazione. Però a mio parere si va a creare un precedente in cui, bene o male, so che è assurdo da dire, però il lavoro dell'hacker, se fa venire fuori delle falle, a questo punto piuttosto una piccola ricompensa, ma tutelati in fondi anche di noi clienti. Perciò nella sua surrealità la volevo citare perché può creare un precedente interessante, ecco. Direi che con Perfetto, questa ho concluso. abbiamo concluso. Mattia, ti ringrazio moltissimo, ti do appuntamento settimana prossima. Grazie ancora per l'analisi accuratissima, come Grazie a sempre. voi, buon lavoro a tutti. Anche a te.